Abbiamo lavorato diversi mesi per mettere in campo questa iniziativa con un obiettivo, quello di arrivare ad avere un programma serio, credibile. Una scuola lontana dai rituali della manifestazione politica, ma incardinata sui grandi temi, dei valori e degli ideali che muovono l'impegno politico nel perimetro complesso ed eterogeneo delle grandi sfide europee, dalle possibili riforme dei trattati alle politiche di coesione e sviluppo, passando per il Green Deal e i fondi rurali. Nasce con queste premesse la scuola di formazione politica del gruppo Conservatori e Riformisti Europei Fratelli d'Italia, con l'obiettivo di formare i dirigenti di domani, giovani amministratori che abbiano competenze. Conoscere per costruire il futuro, ha detto l'europarlamentare Raffaele Fitto al lancio del progetto insieme alla sua squadra di partito. Serve una scuola di formazione che duri a questo obiettivo per diversi mesi. Stare in Europa per cambiare le cose dal loro interno, non perdendo di vista i territori e le opportunità dei fondi europei. Tasso dolente se si considera il ritardo nella programmazione 2014-2020, sferza Fitto. Per il terzo anno consecutivo rischiamo di doverci inventare non so più che cosa in Europa per evitare di perdere i fondi per l'agricoltura. In tutto questo abbiamo il PNRR con una quantità di risorse importanti, con i problemi che sono collegati alla storica incapacità di conoscere e di utilizzare con procedure adeguate queste risorse. Prosegue intanto la battaglia su comunicazione e patrimonio immobiliare. Per due volte, spiega l'europarlamentare, la Commissione europea, incalzata dalla nostra azione politica, ha fatto due passi indietro. Conferma il passo indietro dell'Europa rispetto all'ingerenza sulle nostre tradizioni, l'attacco al patrimonio immobiliare sulla falsariga di un'ideologia green. Ma due battaglie di Fratelli d'Italia, dei conservatori, di Giorgia Meloni, che abbiamo messo in campo da subito. E da una parte una direttiva folle che ci vietava di dire signori e signore per non urtare la suscettibilità di qualcuno e che non ci consentiva, cosa che noi faremo questa mattina, invece di augurarci buon Natale, perché bisognava augurare buone feste per non urtare anche qui la suscettibilità di qualcuno. Due esempi imbarazzanti, direi, di un'azione ideologica, strumentale, sbagliata da parte dell'Europa. Così come la direttiva sulla casa, dove per le case con una bassa efficientamento energetico si vietava la possibilità di poterle affittare o poterle vendere. Ci troviamo di fronte a delle rappresentazioni, delle posizioni assurde che noi combattiamo e che testimoniano anche il senso della nostra posizione politica in Europa, non contro l'Europa, in Europa per cambiare questa Europa.